Buongiorno, concludiamo la settimana da Silvi Marina, dal complesso di Luna e Fitness, e con Stefania Valentini. Siamo pronti per un esercizio a corpo libero, senza l'ausilio di attrezzi, quindi praticabilissimo da casa. Allora Stefania, vogliamo dare qualche anticipazione? Assolutamente sì, facciamo un circuito per le braccia, per la tonificazione delle braccia, ma senza l'utilizzo di attrezzi. Bene. Allora, noi siamo pronti, guardiamo Stefania all'opera. Mila, vuoi partecipare con me oggi? Se prometti di essere buona, sì. Mila, sarò buonissima, vedrai. Allora, pronti? Partiamo insieme. Utilizzeremo la prima parte anche per fare il riscaldamento, così uniamo tutte e due le cose. Partiamo con i gomiti ben stretti, palmo delle mani, e andiamo a fare delle spinte verso l'alto. E già qui, Mila, ti accorgerai che i muscoli sono già all'opera, già in contrazione. Almeno 10 volte facciamo questo lavoro, dopodiché ci fermiamo, aperture e poi chiusure e risaliamo di nuovo su. Ok, vai. Teniamo sempre una buona respirazione, mi raccomando, aiutiamo ad ossigenare i muscoli. Concludiamo. E adesso apriamo le braccia lateralmente, ben distese, e andiamo a disegnare dei cerchi verso l'esterno. E anche qui sentiamo già i muscoli all'opera e al lavoro. Adesso andiamo in avanti, circonduzione contraria. Ok, benissimo. Ok, il nostro primo esercizio sarà andare a tonificare il nostro pettorale. Ci mettiamo qui in ginocchio, spostiamo. Facciamo la facilitazione dell'esercizio con le ginocchia appoggiate. Andiamo a fare dei piccoli piegamenti, benissimo, sulle nostre braccia. Almeno 3 per partire e poi andiamo a terra, Mila. Giù. Benissimo. Distendiamo busto, solleva le gambe e andiamo a fare delle aperture laterali con il rematore. Via, ne facciamo un bel po'. Chiudiamo l'ultimo, benissimo, risaliamo su con il plank, mantieni qui. Pieghiamo adesso le ginocchia, le manteniamo un pochino sospese dal pavimento e andiamo a spostare il peso del corpo. Due. Uno, stop, posizione del cane a testa in giù e ritorniamo sopra, piano piano e risali su. Andremo a utilizzare nuovamente lo stesso circuito, compreso il riscaldamento che abbiamo fatto sulle braccia. Quante volte questo circuito può essere ripetuto per un allenamento completo? 5, 6, anche 10 volte, non è un circuito lungo come vedi. Possiamo anche utilizzare un tempo di 30 secondi ogni postazione. Facciamo una piccola pausa di 10 secondi e lo ripetiamo per tante volte. Lavoriamo muscoli dorsali, pettorali, tricipiti e bicipiti. Allora, la pausa l'abbiamo fatta, ricominciamo. Vai!
Bravissima Mila! Bravissima tu Stefania, e non è neanche stancante questo allenamento perché lo abbiamo svolto senza fiatone. Noi ti ringraziamo, ringraziamo anche il nostro operatore Alberto Capo, ci vediamo tra poco per parlare di dieta insieme alla dottoressa Marina Manieri. E concludiamo questa settimana al Caffè Atene Le Dune che ci ha ospitato sin da lunedì. Incontriamo la nostra dietista, la dottoressa Marina Manieri, buongiorno. Buongiorno. Ci eravamo lasciati ieri gustando spudoratamente un gelato alla frutta e siccome non siamo sazie, oggi no, replichiamo con un gelato alle creme. Allora, dottoressa, quando questo gelato ha fatto la sua prima apparizione tra gli umani? Allora, come dicevamo ieri, il gelato conosciuto come sorbetto, quindi quello alla frutta che abbiamo gustato ieri, è apparso in tempi antichissimi. Mentre il gelato alle creme se ne hanno le prime tracce nel 1500, a metà del 1500, nella città di Firenze, dove un pasticcere pensò di aggiungere del latte al sorbetto, andando così a creare la ricetta base di quello che è il gelato alle creme come noi oggi lo conosciamo. E quindi questo era l'antenato del gelato e oggi il prodotto moderno com'è? Il prodotto moderno è molto diverso, infatti si hanno appunto delle paste che sono fatte in maniera anche molto salutare. Noi quando pensiamo dei preparati tendiamo sempre a pensare a qualcosa di poco sano, di industriale, mentre per il gelato non è così, essendo esso un'eccellenza della cultura culinaria italiana. Quindi viene veramente posta molta attenzione nel produrre questi preparati che poi vengono diciamo aggiustati in maniera artigianale dal gelataio, come tra l'altro ci spiegherà anche Katia successivamente, con del latte o con dell'acqua. Con Katia parleremo poi la prossima settimana. Intanto qual è la differenza allora tra il gelato alle creme e quello alla frutta dal punto di vista nutrizionale? La differenza appunto essenzialmente sta nella presenza o meno di questo latte. Quindi che cosa accade? Che mentre il gelato alla crema, alle creme, sì, è più grasso, anche perché poi oltre al latte spesso abbiamo anche dei semi oleosi come il pistacchio, la nocciola, che sono anche i gusti tipici. Quindi è più grasso, se vogliamo più calorico, però il gelato alla frutta ha un indice glicemico più alto. Che cos'è l'indice glicemico? Essenzialmente è una misura della velocità con cui lo zucchero viene trasferito nel nostro sangue. Diciamo che il gelato alla frutta ci dà più zucchero subito e questo non è manco tanto salutare. Quindi tra i due in realtà vince solo il gusto. Bene, il nostro gusto. Come meglio volete, ma quanto spesso si può mangiare il gelato? Io direi indicativamente per un soggetto sedentario, non sportivo, non per un bambino, una volta alla settimana. E va bene, ascoltiamo non come a noi. Malincuore, consigliere, così non fate caso a quello che facciamo noi. Oltretutto siamo pronte già per il sabato sera, la dottoressa Manieri, il Look Animal, io invece sono andata dietro fino agli Egizi, visto che abbiamo parlato di storia, e quindi vi auguriamo un buon weekend. Grazie a Caffè Atene Le Dune, grazie a tutti voi, vi auguriamo un buon fine settimana. Ciao.